Carola Merello nasce a Genova ed è una giovane fotografa che ha scelto di specializzarsi nei soggetti architettonici e ha realizzato servizi fotografici di grande interesse in siti di industrie dismesse, ottenendo immagini davvero di notevole impatto ed emotività. L'abbiamo intervistata per farci raccontare qualcosa di più sul suo modo di fotografare. Chi sei e qual è la tua professione? Mi chiamo Carola Merello e sono una fotografa d'architettura, soprattutto esterni ma anche interni. Quando e perché hai cominciato a fare la fotografa? Allora, quello qui si chiama il sacro fuoco, direi, una passione che c'è sempre stata da quando ero bambina e sono arrivata a un certo punto al famoso bivio, potevo scegliere di ridurre la fotografia a un hobby, invece ho scelto di farne la mia professione perché volevo dedicargli, diciamo, tutto. E insomma, sono contenta e credo che sia importante, sia una grande fortuna nel momento in cui si ha una passione molto forte, è raro e quindi è uno spreco, diciamo, abbandonarla e non sfruttare questa occasione. Le tue immagini sono una ricerca nel mondo dell'architettura. Come hai scelto questa specializzazione? Ma io arrivo da una famiglia che è composta da generazioni da ingegneri e architetti, quindi diciamo che c'è stata sicuramente un'influenza, una trasmissione atavica, no? Quasi nei confronti dell'amore per l'architettura più in generale. Poi il mio approccio era diverso da loro, nel senso che non ho mai avuto un interesse tecnico, funzionale, strutturale all'architettura, ma quanto invece più estetico. E poi c'è, insomma, la fotografia che è la mia vera passione, di conseguenza credo che il mio lavoro sia un po' la crasi di una passione, un interesse trasmesso dalla mia famiglia. Ci racconti il tuo progetto di archeologia industriale? L'archeologia industriale è un tema che mi ha sempre affascinato. E io sono nata a Genova e cresciuta a Genova fino al liceo. E Genova ha un po' questo, è un po' la testimonianza di un'epoca industriale del nostro paese, essendo stata parte del triangolo industriale, avendo avuto il porto, cioè tuttora ovviamente, ma in modo differente. E quindi la periferia genovese è un po' una finestra che ti mette in contatto con questo mondo passato, decadente e tutto. E quindi, insomma, quando ero giovane approcciavo alla fotografia, giravo, mi interessava andare in giro nell'entroterra, nella periferia e sono, diciamo, imbattuta in questi dinosauri archeologici del passato e in effetti abbastanza recente. E ho iniziato a fotografarli quasi per gioco, poi nel corso degli anni è diventata una ricerca sempre più ampia fino a diventare parte integrante del mio lavoro e per poi diventare anche collaborazioni con enti, studi, eccetera. Ci sono due motivi principali per cui io amo molto l'archeologia industriale e mi interessa. Il primo è sicuramente, diciamo, un impianto socioculturale, storico, quindi riconosco il valore che hanno queste strutture da un punto di vista storico come testimonianza di un passato industriale. E c'è anche una forma di denuncia in questa documentazione, nel senso che in Italia, differentemente da molti paesi europei, soprattutto nordici, non abbiamo nessun tipo di riguardo verso questo tipo di archeologia. È solo da pochi anni che c'è un interesse, si sta riscoprendo, ma continuano a buttare giù gasometri che mostrano una dopo l'altra. Nei paesi nordici, ad esempio, viene data una grande importanza. Credo che questo sia collegato al fatto che noi abbiamo un'estetica legata al passato, all'antichità, e quindi tutto ciò che è archeologico in realtà per noi rimane, l'idea rimane legata a un'archeologia antica, di siti del passato. Io trovo invece che questo sia estremamente sbagliato e credo che l'archeologia industriale abbia molto da raccontare sulla nostra storia, sul nostro percorso, anche a livello italiano. E poi c'è sicuramente una parte molto importante che è quella dell'interesse estetico, ovviamente, che deriva dal mio lavoro. Questo interesse è maturato negli anni, ma insomma credo che chiunque entri in una industria abbandonata soprattutto
subisca il fascino un po' decadente di questo settore. Ora le chiamano, va molto di moda a chiamarle delle cattedrali, però io credo che sia abbastanza adatto come termine, perché siamo in industria della fine dell'Ottocento, del Novecento, ma poco la differenza. Quando entri in questi edifici, un po' sicuramente la fatiscenza, l'abbandono, il silenzio, rispettoso quasi, ma anche l'imponenza tolgono il fiato. Personalmente a me hanno sempre tolto il fiato. E quindi questa ricerca è un po' a cavallo tra una documentazione per capire la Becker, ovviamente più umile, nella speranza di lasciare qualche segno, visto che appunto io molte delle industrie che ho fotografato sono già state demolite e molte recuperate male, perché poi non c'è nemmeno quest'occhio di riguardo. Quindi una documentazione e anche poi un approccio estetico, un tentativo di trasmettere insomma questo fascino che secondo me emana. In questa serie si vede il segno inconfondibile della pellicola Polaroid. Cosa pensi che si sia perso e guadagnato con il digitale? Questa è una domanda spaventosa, nel senso che la risposta potrebbe essere prolissa. Dunque, io sicuramente facendo parte di quella schiera di fotografi che ha vissuto il passaggio tra analogico e digitale, sono un po' influenzata nella risposta, nel senso che ho un'influenza che definirei quasi affettiva, un legame affettivo nei confronti dell'analogico, una malinconia, no? Che poi coinvolge tutti i sensi. Se penso alle cose più stupide che possono essere gli odori degli acidi, le emulsioni, piuttosto che il rumore dell'otturatore, sono tutte cose che sono nate perdute e quindi c'è sicuramente un po' questa malinconia che non mi fa essere oggettiva al 100%. A parte questo discorso, rimanendo sul tecnico, a parer mio non c'è una risposta neanche in questo senso chiara. Ci sono varie scuole di pensiero. La mia scuola di pensiero, partendo dal presupposto che il digitale c'è, è arrivato, ha spodestato l'analogico, quindi sono un po' discorsi che sono fini a se stessi. Io comunque faccio parte di quella scuola di pensiero che continua nel rapporto, nel confronto tra un'immagine analogica e un'immagine digitale a riscontrare nell'analogico quel qualcosa di più che ben non so definire, o meglio, nonostante la definizione dei sensori abbia raggiunto i livelli insomma, di 100 milioni di pixel, c'è sempre questa profondità, questa come dire, nitidezza, non c'è un termine forse adatto. Credo, sempre pensato, che questo sia dovuto alla tridimensionalità della grana, forse, non lo so. Fatto sta che c'è un sapore che secondo me è diverso, però a prescindere da questo, con la post-produzione, con l'ottimizzazione dei file successivi agli scatti, vari filtri, maschere di contrasto, obiettivamente ora si raggiungono i livelli incredibili, di conseguenza è un discorso abbastanza, ripeto, fine a se stesso. C'è invece una parte secondo me interessante da analizzare per quanto riguarda questo passaggio, che è il fatto che il digitale abbia reso popolare la fotografia, e se ne parla tanto, sempre. Io credo che, come tutte le forme di democratizzazione, sia stata una cosa molto positiva, perché ha permesso a tutti di fare delle fotografie decenti, perlomeno a prezzi modici, e ai bravi fotografi di emergere. Chiaramente, come tutte le cose, c'è l'altro lato della medaglia, quindi credo che a livelli medio-alti della professione ci sia stato un appiattimento notevole, un livellamento qualitativo, insomma. Comunque sia, ci ha aiutato per altri versi, perché l'immediatezza, la velocità, un tempo si aspettava giorni per le stampe, si spendevano grandi quantità di soldi, tutti questi punti di vista sono ovviamente stati superati e migliorati. No, insomma, alla fine io in sintesi poi penso che la buona foto sia un po' nell'occhio del buon fotografo, come si dice, quindi insomma, a prescindere dai mezzi usati, si può comunque fare un ottimo lavoro. Che tipo di attrezzatura usi? Uso principalmente due macchine, ormai quasi solo una. Uno era che uso quasi più un manco ottico, 10-12, con un corredo di ottiche classico, soprattutto a grand'angoli, normali, e non lo uso quasi più, purtroppo. Poi ho una reflex digitale, professionale, con anche un corredo di ottiche
fisse grandangolari, zoom, un solo tele, perché per me è poco importante visto che mi occupo di fotografia e architettura, un decentrabile, che è un'ottica che ti permette di fare delle correzioni prospettiche, dei decentramenti, volendo emulare un po', riprendere la strada del banco ottico per quanto possibile. Uso quando scatto negli interni principalmente la luce continua, raramente flash, la luce continua, luce tungsteno, media nero o simili, con ovviamente pannelli riflettenti, frost, insomma tutto il corredo. A volte uso gli arri quando faccio determinati tipi di cataloghi, insomma dipende poi la cosa il prodotto richiede. Ho un'attrezzatura computer classica, un portatile che mi permette di muovermi facendo foto in giro per foto d'architettura e dei monitor fissi a casa. Che consiglio daresti a un giovane appassionato di fotografia? Una cosa secondo me molto importante è fotografare tantissimo. Tantissimo tutto quello che interessa, ma anche per capire che cosa poi in realtà catalizza di più la nostra attenzione. E secondo me questo si può capire solamente approcciando ad ampio raggio la fotografia. E poi una cosa molto importante è avere una cultura dell'immagine. Questa è una cosa che anch'io ho imparato poi nel tempo. È molto importante sia un'immagine passata, quindi partendo dagli albori, farsi un minimo di cultura, capire la storia della fotografia, che soprattutto quello che ci circonda ora, per cui internet in questo aiuta moltissimo. Non si deve spendere, non si deve investire, basta connettersi e vedere come l'evoluzione delle tendenze, ma non tanto delle tendenze ma del gusto, si sviluppa nei diversi paesi, nelle nuove generazioni e cosa c'è di nuovo. Non ha niente a che fare col plagio, è solo avere un'idea di come gira il mondo, di come cosa ci circonda e prenderne spunto anche per avere una marcia in più a volte. Se poi uno volesse fare la professione, allora lì ci vuole una grande tecnica, secondo me è imprescindibile, che questo si sta perdendo molto, e ci vuole una grande tecnica e un metodo più faticoso ma più valido è fare l'assistente, secondo me, e quindi seguire dei fotografi che hanno la professionalità, l'esperienza, e si impara moltissimo ed è utile, insomma. Qual è la tua foto che ricordi con maggiore piacere e che in qualche modo ti rappresenta? Non ho una foto in particolare che mi rappresenta. Credo che tutti i lavori dove c'è una creatività, anche se è un termine che non amo, ci sia un continuo rinnovare il proprio lavoro, una continua evoluzione. In rapporto sia ai cambiamenti personali, della propria sfera personale nella vita, crescendo, invecchiando, sia in rapporto a un cambiamento continuo del proprio personale gusto estetico, che comunque all'interno anche soprattutto di una professione, ma di qualunque passione, cambia e muta negli anni. Di conseguenza non ho una foto, ma tante foto che nei vari periodi della vita mi hanno rappresentato, mi sono piaciute più o meno, a cui sono legata. Ora come ora posso eventualmente dire una o due immagini che mi rappresentano in modo diverso, ma che sento legata a questo periodo della mia vita, a questa fase. Una delle immagini è commerciale, perlomeno nasce con un approccio commerciale, ed è una foto della scalinata della cupola del Reichstag di Berlino fatta da Norman Foster. Ed è una foto che un po' sintetizza in realtà quello che è l'idea per me della fotografia d'architettura. Credo che sia una fotografia che abbia alla base un grande rigore formale, perché comunque deve documentare, ma che poi abbia la possibilità di quasi portare all'astrazione l'edificio. Quindi, dopo la documentazione effettiva e semplice, si può andare a ricercare, secondo il proprio gusto, con il proprio interesse, i propri tagli, un'interpretazione del soggetto. E quella, secondo me, è l'interpretazione nella sua espressione massima, nel senso che non si potrebbe mai capire di che cosa si tratta, messa vicino ad altre immagini che rappresentano il soggetto, ha un valore, vista da sola è quasi una struttura astratta. Ed è una geometria pura, e questo io l'ho trovato molto interessante in questo periodo della mia vita. La seconda immagine è un'immagine che fa parte di una ricerca che sto
portando avanti da un po' di tempo, parallelamente a quella dell'archeologia industriale, ed è molto diversa però dal punto di vista estetico. È una ricerca che è più contemporanea, si potrebbe dire, ha una cura nella post-produzione, anche una violenza nella post più caricata, più contrastata. E si approccia tuttavia a questa monotonia, quasi la definirei. Quindi queste immagini sono molto forti, molto contrastate, ma hanno all'interno pochi colori e una grande ripetizione dei toni, insomma. Ed è un'immagine, insomma, ce ne sono una serie, in particolare una, un capannone di un aeroporto di Londra. E insomma, non so, mi ha trasmesso qualcosa, e lì si entra nel discorso più ampio sulle ricerche personali, quindi insomma è più istintivo come approccio.